Allora ragazzi, qua sta diluviando, la polizia ha anche cercato di trovare una soluzione, dicono che qui oggi chiudono e ritorneranno il 10, hanno fatto vedere il 10, eccolo qua, eccolo qui, vi faccio vedere. Marcia su Roma, questa è la cosa che uno voleva avere, giusto? Sì. Per viso. Vedete, il 10. La firma. Allora, qua diluvia, la gente sembra che se ne voglia andare, stanno cercando riparo come il sottoscritto perché viene giù a secchiate e vogliono andare via per poi ritornare il 10, gli hanno dato Piazza del Popolo, il 10 di giugno, ve l'ho dimostrato, ve l'ho fatto vedere e adesso vedremo quello che faranno. C'è Maretta anche tra le due, tra i dimostranti, perché c'è chi vuole rimanere e chi invece si è accontentato di rimanere qua il 10, cioè tornare a Piazza del Popolo il 10, e chi invece vuole rimanere qua a tutti i costi. Adesso ci avviciniamo un attimo sotto l'acqua, stanno cercando di capire quello che vogliono fare. Qua piove, piove tanto, viene giù l'acqua pesante. Quindi qua adesso cerca di capire che fanno, quindi che hanno deciso, rimangono, vanno via? Che ci hanno dato il foglio della manifestazione. Allora qua si stanno spaccando, c'è chi vuole rimanere e chi invece se ne vuole andare, perché comunque hanno ottenuto la data del 10. Che fate? Dov'è? Aspetta un secondo. Roma, dov'è Roma? L'ottavo re di Roma, che doveva portare tutti. Arresti domiciliari, fatta a fare il questo c'è una priorità, perché è un povero uomo che fa il professore. Io ho fatto il video e ho ripreso tutto. Ho capito, ma dobbiamo trovare una soluzione. Prendere tutto l'anno passato. Hanno detto che se sgombriamo lo rilasciano, se sgombriamo. Noi ce l'hanno detto solo. Sì, però lui si stava calmo, non lo prendevano. No, hai detto di prendere le tende. Sono ricatti. Ricazzolo, rompi coglioni, chiamo professore. Certo. No, tanto loro non lo possono arrestare, non ha fatto nessun reato. No, stai lì, stiamo lì, vicini. Bisogna stare là. Comunque si stanno a cagare sotto. No, adesso vedi che piove, tutti se ne vanno a casa, rimangono quattro gatti. Noi che siamo venuti dalle altre regioni, non puoi dire adesso ha fatto il 10 la manifestazione alla Pappalardo. Siamo in pochi ragazzi, e ci hanno subito caricato di camionette.
E perché avete ci hanno preso in ostaggio adesso quel signore e l'hanno portato, hanno detto l'errore, se l'avete non fatto, collaborate quelli che noi sono lo arrestiamo, là, ci siamo divisi. Capito il fatto? No, sì, ma perché siete andati di accorrere quando noi siamo andati? Sì, chi ha dato l'ordine di andare là? Ragazzi, condividete a manetta, mettete in parti. E passiamo per traditori. Allora, io voglio dire che oggi ci sono un ragazzi, ragazzi, comprare. Ragazzi, allora qui hanno deciso che lasciano la piazza, così sembra. Sembrerebbe che c'è una persona arrestata, tenuta così in ostaggio, che se la piazza viene lasciata, almeno questo è quello che dicono i manifestanti, riportiamo, avete sentito le loro parole, ovviamente poi rilascerebbero questa persona. C'è chi invece esprime dissenso, tipo questo ragazzo che sto inquadrando, e non vuole andare via. La gente sembrerebbe che ha deciso di andare via, sembrerebbe che ha deciso di finirla qui, anche perché non aiuta nemmeno la pioggia. Ci sono sentimenti contrastanti tra delusione, rabbia, felicità per la data concessa e... Ragazzi, ci stanno sgombrando, li abbiamo presi. Ci vediamo il 10, allora Nico, il 10. Dai, per favore levarsi da mezzo alla strada. Allora, stanno sgombrando la piazza, posso mettere da strada io? No, e qui devono riaprire. No, me ne vado proprio lì sul marciapiede. Sul marciapiede? Sì, sì, grazie. Devo andare via. Stanno sgombrando la piazza, i manifestanti hanno mollato, hanno ceduto e quindi noi stiamo continuando a prendere acqua, tanta acqua. Viene giù veramente tanta acqua. Ecco, la polizia si sta muovendo, vedete? Adesso si stanno muovendo. C'è chi dice che hanno accettato il compromesso, c'è chi invece dice abbiamo fatto bene, c'è chi dice abbiamo ottenuto la piazza. Detto e fatto che stanno sgombrando, si sta sgombrando la folla, le forze dell'ordine adesso presidieranno la piazza e quindi riprendono possesso della piazza perché la gente se ne sta andando e quindi niente, questo è quanto, insomma. Bellissima questa immagine della camionetta dei carabinieri con le bottiglie d'acqua sopra e niente signori, questo è quanto. Al momento sembrerebbe così, sembra che la folla si sta disperdendo, sta tornando a casa e niente, se ne stanno andando tutti quanti. Vanno tutti via e la folla si è dispersa, però c'è Maretta tra la gente. Vedete, c'è ancora qualcuno che resiste, qualcuno che
scusate, qualcuno che si sta arrabbiando. Andare di qua. Dovete andare via. Ok. Allora andate via. Sì, sto riprendendo, sto facendo tutta l'informazione. Quindi niente, ragazzi, stanno allontanando le persone, stanno riprendendo possesso della piazza, stanno dicendo quello che devono fare. E niente, le forze dell'ordine hanno ripreso possesso. Quindi